L'introito della 22esima domenica del tempo ordinario è da leggersi in continuità e, per così dire, a completamento dell'introito della domenica precedente che abbiamo preso in considerazione nell'ultima lezione. Come si ricorderà, abbiamo incontrato nella 21esima domenica del tempo ordinario l'introito inclina domine, che gli antichi manoscritti assegnano alla 15esima domenica dopo Pentecoste. E l'introito miserere mihi della 22esima domenica del tempo ordinario nel graduale triplex segue lo stesso ordine liturgico progressivo anche negli antichi codici, dove viene collocato alla 16esima domenica dopo Pentecoste. Con la stretta vicinanza e continuità nel tempo liturgico si accompagna una continuità testuale che ai fini della nostra analisi si rivela molto interessante. L'introito miserere mihi riprende infatti il testo della seconda parte dell'introito inclina domine, testo che è tolto, lo ricordiamo, dai primi versetti del Salmo 85 e prosegue aggiungendo un altro versetto dello stesso Salmo. L'introito inclina si concludeva infatti con il seguente testo: miserere mihi domine, quoniam a te clamavi tota die. Pietà di me, Signore, poiché a te ho gridato tutto il giorno. L'introito della domenica successiva, questa 22esima domenica per annum, inizia esattamente con questo testo e prosegue: Quia tu, Domine suavis ac mitis es, et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te, poiché tu, Signore, sei dolce e mite, ricco di misericordia per tutti quelli che ti invocano. Il versetto solistico, riprende come sempre l'inizio dello stesso Salmo, inclina domine aurem tuam, ovvero il testo utilizzato per l'incipit dell'introito della domenica precedente. Dicevo che è interessante constatare l'utilizzo di un medesimo testo in contesti diversi, perché in tal modo si ripresenta in modo evidente il diverso atteggiamento esegetico maturato dalla composizione gregoriana secondo la logica, come si è detto più volte, dell'operazione di lezio divina. Possiamo infatti notare nella prima frase di questo introito un diverso colore, se così si può dire, dell'invocazione già fatta risuonare la domenica precedente. Alla densità espressiva con carattere grave di questa frase conclusiva nell'introito inclina si contrappone questa volta all'inizio del nuovo introito un sapore modale ben diverso. Siamo passati dal primo all'ottavo modo, dove la supplica è tradotta dalle vigorose accentuazioni all'acuto sul do e sul re, in corrispondenza delle parole miserere sulla sillaba pretonica in preparazione dell'accento e sull'accento del successivo vocativo domine. La tonalità cromatica, potremmo dire, più chiara di questa prima frase in rapporto all'introito della domenica precedente, è mantenuta e addirittura superata dalla costruzione musicale del resto dell'antifona. Il testo, in tutta evidenza, ha connotati positivi, di grande speranza e fiducia, e la sua traduzione melodico-ritmica asseconda questo carattere complessivo, spingendo anche la modalità, inizialmente assestata nella zona plagale, addirittura verso i gradi melodici caratteristici del tetrardus autentico, cioè del settimo modo. Vengono così messe in evidenza le parole chiave di questa seconda parte del testo. Suavis, ad esempio, con il raggiungimento del re acuto, ma soprattutto copiosus, ricco di misericordia, dove la melodia si fa a sua volta ricca di suoni, toccando e ribadendo con insistenza il fa acuto, che è la culminanza del brano intero. Trattamento melismatico, dunque, ripreso nella zona più grave in corrispondenza della cadenza finale, invocantibus te, per tutti quelli che ti invocano.
Questi punti di mira salienti di questo introito da leggersi, come si è detto, in continuità con l'introito della domenica precedente. Questo brano proprio, aggiungiamo, come sempre, l'ascolto di brani scelti dal repertorio dell'Ordinarium Missae, raccolti, come sappiamo, nella sezione del Kiriale in coda al graduale, triplex. È la volta della messa diciassettesima, associata alle domeniche di Avvento e di Quaresima, dunque senza gloria in excelsis, che è sospeso in questi due tempi penitenziali, come ben sappiamo. Ecco, di questa messa ascolteremo dunque il Kyrie A, il primo dei tre Kyrie inclusi in questa messa, il Sanctus e l'Agnus Dei. Quoi